Un saluto a tutti gli amici di Abruzzo Gol. Stiamo a commentare la giornata di campionato del campionato di promozione A con il Notaresco, che è riuscito a ottenere tre punti importantissimi in chiave playoff nel derby con il Colonia. Non è stata una bella partita quella disputata al Savini, il derbissimo con il Colonia. Dopo un primo tempo in cui la squadra ospite ha trovato belle azioni, poteva fare qualcosa in più nella ripresa, il Notaresco ha provato in qualche modo a fare qualcosina in più e ha trovato un guizzo vincente con il baby Damiani, che ha trovato i tre punti, dopo che il Colonia era rimasto in 10 per l'espulsione di un suo giocatore. Poi nel finale c'è stata una reclamazione per un calcio di rigore, è apparso dubbio. Comunque, per il Notaresco sono tre punti importantissimi in chiave playoff, dove riesce a recuperare un periodo in cui veniva da circa 4 partite in cui aveva raccolto solo 2 punti, e 2 punti aveva fatti in casa. Che dire del campionato? C'è stata una brusca frenata della capolista Morrodore, che è andata a impattare in quello di Balserano, il testacoda, che ha visto un pareggio. Ne ha approfittato il Ponte Romano, che ha accorciato, che ha sbancato Mosciano ed è riuscita a accorciare di nuovo. Poi c'è invece, per quanto riguarda la quota playoff, il Santonero segue a ruota, anche se distanziato dal Ponte Romano a 49 punti. Poi c'è il Notaresco e il Castellalto, che sono a 47. Più dietro, un po' distante, Cerchi, Fontanelle 42, e poi c'è il Mosciano a 41. Questo potrebbe essere la quota playoff e potrebbe reinserirsi se, in caso in cui quelli davanti rallentano un po'. Che dire di questa annata? Il Notaresco possiamo dire che sta facendo un bel campionato. L'obiettivo iniziale erano quello di fare un campionato di vertice, lo sta facendo, nonostante la società sta facendo tanti sforzi con pochi aiuti. Purtroppo questa è l'attuale situazione, ma il Notaresco è sempre stata una piazza importante, quindi ci tiene a fare bella figura, quindi e ha fatto sempre belle stagioni di campionato. Per il finale di campionato io penso che le due battistrada, diciamo, possiamo definire le due battistrada, se la contenderanno partita per partita. Ci sono diversi altri scontri importanti, quindi io penso che fino all'ultima giornata deciderà la vittoria del campionato. Invece, per i playoff penso che c'è ancora molto da fare, bisogna fare tanti punti. Invece nella zona bassa vedo purtroppo spacciato il Tortoreto, che anche se è la prossima avversaria del Notaresco. Balserano, con questo punto che ha fatto ieri, ha dato grossa animità alla sua strada, però spero nelle Teramane, che riescono a salvarsi e quindi trovare una loro posizione migliore.